Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo diverso dalle altre puntate, diverso anche dal clima asfissiante della campagna elettorale che stiamo vivendo come organi di informazione. Beh, manca poco, davvero ore, giorni alla chiusura della presentazione delle liste e avremo tutto il tempo per farlo, per fare i dibattiti, tutto quello che va fatto. Però ora vogliamo dare spazio a Casartigiani perché è importante mettere in evidenza quelle attività che Casartigiani sta sostenendo, che, ripeto, hanno importanza queste attività in un'ottica di sviluppo economico-produttivo del territorio e della regione Puglia. Per cui questa sera ci occupiamo delle attività di Casartigiani Puglia con riferimento ad una particolare categoria che è quella dei toelettatori. E allora andiamo subito a salutare i nostri ospiti, a cominciare da Stefano Castronuovo, lui è il coordinatore di Casartigiani Puglia. Buonasera Castronuovo e grazie per la sua presenza. Grazie a voi. Due new entry per Polifemo rappresentano questa categoria, quella dei toelettatori, e quindi abbiamo Rosaria Maria Rana, che è la presidente della Federazione Regionale Toelettatori di Casartigiani Puglia, e al suo fianco Michele Berardi, vicepresidente sempre della Federazione Regionale Toelettatori Casartigiani Puglia. Toelettatori si intende l'attività di toilette per i cani e i gatti, sì, gli amici dell'uomo, diciamo, gli animali in genere. È una attività che va molto in voga e che però è importante che sia svolta da professionisti, perché altrimenti si possono correre rischi, soprattutto per le bestiole. Nessuno vorrebbe mettere mai se stesso o persone care o gli animali nelle mani di cialtroni, di gente che si improvvisa, e quindi ancora una volta emerge la necessità della professionalità, una professionalità che non si inventa, che non si compra, una professionalità che si conquista attraverso studio, attraverso impegno, studio ed impegno profusi negli anni. E allora Stefano Castronuovo, questa iniziativa di Casartigiani nei confronti di una categoria, diciamo, nuova nel suo genere, perché ora, diciamo, gli animali domestici fanno parte, hanno fatto sempre parte, ma ora più che mai fanno parte della famiglia, e quindi si riversa nei loro confronti, si riversano le attenzioni, l'affetto, che si estrinsecano anche attraverso una sana e corretta attività di toilette. Sì, una categoria che, ecco, voglio precisare, non è una categoria che nasce oggi, ma è una categoria che già da tempo opera nel settore economico italiano, ma che non è stata mai riconosciuta, non ha mai avuto diritti, diritti quali possono essere appunto il diritto a riconoscimento dell'infortunio professionale o della malattia professionale, non ha un contratto collettivo di lavoro, e per accedere all'attività imprenditoriale non vi è nessun requisito formativo e professionale per l'accesso. Cioè, io mi sveglio la mattina, decido di fare il toelettatore non sapendo quali sono le malattie che gli animali possono avere, non sapendo qual è la figura e come si toeletta un animale. La toelettatura non è soltanto, ecco, io poi profano perché diciamo faccio il tecnico, ma appunto parlando con i toelettatori in questo periodo, la toelettatura non è soltanto il lavaggio pure semplice del nostro amico a quattro zampe, ma c'è tutto dietro un'esperienza tecnica e professionale che bisogna acquisire prima di mettere, diciamo, a rischio sia l'animale del cliente, sia la salute personale del toelettatore.
Ecco, Castelnuovo, sicuramente se avete deciso come Casa Artigiani di sostenere questa categoria, evidentemente ci sono state molte segnalazioni, molte richieste, nel senso che è un'attività abbastanza diffusa che meritava e merita una adeguata protezione, un adeguato sostegno. Casa Artigiani è sempre stata vicino alle categorie imprenditoriali, diciamo di nicchia, che poi non sono di nicchia perché a livello diciamo di numeri sono abbastanza importanti. Io non vorrei parlare della parte di come è nata questa idea, la federazione, perché vorrei lasciare questo compito al presidente di categoria, al vicepresidente di categoria, ma ci tengo a sottolineare che la battaglia che sta cercando di fare Casa Artigiani insieme ai toelettatori, che deve essere una battaglia partecipativa, quindi partecipata da parte degli imprenditori, e appunto arrivare un giorno al riconoscimento della figura con una normativa nazionale e regionale specifica che dia dei diritti, dei doveri ai toelettatori, e dia anche una salvaguardia della professione. Bene, passiamo alla presidente della Federazione Regionale Toilettatori di Casa Artigiani Puglia, Rosaria Maria Rana. Beh, ci parli di lei, ci parli di questa attività, come è nata per lei la passione, e poi le difficoltà che c'erano, motivo per il quale, della categoria in generale, motivo per il quale si è deciso di unire le forze e di sostenere certe battaglie di civiltà per i diritti di questa categoria lavorativa, un'unione con Casa Artigiani. Allora, io sono toilettatrice solo dal 2010, in realtà un'attività relativamente giovane, però nei momenti in cui ho avuto la possibilità di confrontarmi con colleghi anche di altre regioni, ho riscontrato che le problematiche erano le stesse, anche con colleghi che lavoravano da 10, 15, 20 anni. E le problematiche sono fondamentalmente quelle che evidenziava anche il dottor Castelnuovo. E intanto, soprattutto per noi che siamo donne, non siamo tutelate sotto alcun aspetto nel momento in cui abbiamo una gravidanza, abbiamo il peso di una famiglia con dei bambini, eccetera. E sicuramente il discorso delle malattie professionali, ma ancora di più la conoscenza, l'approccio all'animale, alle problematiche che possono essere di un animale, le malattie, ma non necessariamente, anche l'approccio con soggetti particolarmente difficili, quindi una formazione a tutto tondo che non implica soltanto la conoscenza strettamente del lavaggio, se così lo vogliamo descrivere. Altrimenti il cane lo si potrebbe portare da chi fa il lavaggio delle macchine. Esattamente, oppure non ci vorrebbe, portarlo in toilettatura, non potrebbe per esempio lavarselo a casa. Certo. La differenza sta proprio in questo, nella professionalità che viene profusa. E quindi il punto è tutelare la professionalità di chi effettivamente se la conquista, e allo stesso tempo tutelare la sicurezza dell'animale e la sicurezza del toilettatore, perché è fondamentale che la salvaguardia della salute del toilettatore, del benessere dell'animale che in quel momento si trova sottoposto a toilettatura, ma non sottovalutiamo anche la salvaguardia di tutti quegli animali che verranno dopo un animale che potrebbe essere ammalato, quindi l'importanza di riconoscere una patologia, di riconoscere un parassita piuttosto che un altro, quindi in realtà è molto più complesso di quello che si può pensare se vogliamo parlare di una professione, e la nostra fondamentalmente io credo che lo sia. Prima di passare al vicepresidente Michele Berardi, voglio ringraziare la tenuta Montefusco. Non vi ho detto nulla all'inizio perché ormai la tenuta Montefusco è la casa di Polifemo, è la casa principale, poi ci sono anche altre case, però la tenuta Montefusco, per la sua eleganza, per la sua sobrietà, per la qualità del servizio, arricchisce e impreziosisce la nostra trasmissione. Quindi vogliamo ringraziare il titolare Gianfranco Paciolla per la disponibilità offerta nei nostri confronti. Ricordiamo la tenuta Montefusco, che si trova sulla strada per San Giorgio, Ionico, provincia di Taranto, una struttura
una masseria storica riattata che ora ospita al suo interno il ristorante Sfizi di Teodoto, sale ricevimenti, meetings, convegni, residenza alberghiera, ambienti climatizzati, ampio parcheggio. Questa è la tenuta Montefusco, una realtà imprenditoriale che è in grado di coniugare la storia, la valorizzazione del territorio, perché stiamo parlando ovviamente di una masseria d'epoca, con la qualità del servizio, con l'attività appunto imprenditoriale. Era il nostro doveroso ringraziamento nei confronti della tenuta Montefusco e della proprietà della stessa. Bene, Michele Berardi, completiamo quello che ha detto la sua collega Presidente. Sì, io volevo comunque... Michele Berardi è il vicepresidente, lo ricordiamo, della Federazione Regionale Toelettatori di Casartigiani Puglia. Sì. Prego. Io ho qualche anno in più di attività del Presidente e secondo me è anche importante portare l'esperienza di persone che ormai stanno nel settore da tanti anni. Perché nell'ultimo periodo va precisato che la toelettatura per gli animali domestici, cani, gatti, ha avuto sia un exploit a livello di aperture, ma anche a livello come dire, di cosmetologia, il trattare determinate patologie come aiuto al mondo veterinario, perché noi non ci dimentichiamo che noi lavoriamo spesso affiancati a cliniche veterinarie per seguire determinate patologie, quindi mi ricollego al discorso di riconoscere anche in anticipo determinate patologie e rinviarle dal veterinario, perché molte volte il proprietario, giustamente ignorante in materia, non sottovaluta determinate campanelli d'allarme e che noi, diciamo, avendo già un po' di esperienza, riusciamo a individuare. Diciamo subito. Che svolgete un po' il ruolo di, facciamo, come se fosse una spia, una sentinella. Facciamo un filtro. Un filtro, ecco, perché poi magari faccio un esempio così banale, sì. Io sono completamente atecnico, ignorante in materia, ma se dico per dire un cane, nel momento in cui voi lo state tosando, si dice tossando? No, non è una pecora, mi perdoni No, si tosano, vabbè, questo poi è un altro mondo. State realizzando l'attività di toelettatura, sì, nei confronti dell'amico a quattro zampe, notate un qualcosa di strano, una qualche malattia, un'ipotesi patologica, sì, della pelle. Immediatamente voi avvisate il proprietario. Basta una macchiolina sulla pelle. Vedi che forse è opportuno che, esatto, che tu abbia una consulenza veterinaria. Sì, sì, sì. E in quel momento è anche opportuno per noi poi prendere le contromisure. Perché nel momento in cui ci arriva un cane che secondo noi potrebbe avere un problema infettivo, là ci dobbiamo bloccare e dobbiamo disinfettare tutto, attrezzi, e questo è molto importante perché se questo non venisse fatto, oltre ad avere un problema noi, perché anche noi possiamo prendere infezioni, certo, anche nel rispetto degli altri clienti, e si trovano a potarsi. Anche perché poi queste infezioni magari potrebbero trasmettersi ad altri animali e quindi si creerebbe un discorso quasi epidemico. Sì, sì, sì. Quindi è molto molto delicata la nostra attività, è un'attività veramente antica, cioè, insomma, la ritroviamo, la toelettatura dei cani la ritroviamo già dal Medioevo, quindi naturalmente adesso ci siamo specializzati e abbiamo bisogno di formazione. Ci sono molte persone, come diceva Stefano, che oggi decidono di aprire un'attività per tanti motivi, svariati motivi. Possono essere passioni personali, può essere anche la crisi economica in cui verte il nostro paese, però è giusto che queste persone sappiano come muoversi, i canali giusti, cerchino una formazione certificata, importante, perché oggi nel nostro mondo della toelettatura ci sono tante scuole buone, però nessuna è riconosciuta a livello sia regionale che statale, quindi è importante che ci sia un ente che ci certifichi quali sia
Io dico però che alla base di tutto, e qui vorrei anche il pensiero della Presidente, al di là dell'aspetto economico, commerciale, imprenditoriale, però bisogna avere necessariamente, come voi avete, una passione per gli animali, perché io non mi sognerei mai di fare il pizzaiolo o di fare un'altra attività se non ho una particolare propensione verso quell'attività. Evidentemente c'è alla base un amore, un affetto verso gli animali, perché altrimenti voi anziché fare i toilettatori avreste potuto fare, dico per dire, i parrucchieri, per dirne una, no? Diciamo che questo è quello che dovrebbe fare la differenza, perché purtroppo oggi come oggi, come giustamente diceva il collega, esistono dei casi in cui uno pensa di poter, in ultima analisi, non avendo altre possibilità di lavoro, di poter ripiegare sulla nostra professione. In realtà così non è, perché appunto ci vuole alla base una passione per gli animali. Non tutti ce l'hanno, purtroppo, per cui questo è quello che dovrebbe fare la differenza. Certo. Bene, ora abbiamo gli obblighi pubblicitari. Al rientro parleremo proprio di attività organizzativa, di aspetti tecnici, di come Stefano Castronuovo, in qualità di coordinatore di Casa Artigiani Puglia, insieme al suo staff, hanno messo in moto il supporto a questa attività. Pubblicità. Bene, ci siamo, seconda parte di Polifemo, ci stiamo occupando delle attività di Casa Artigiani Puglia, in particolar modo dell'attività dei toilettatori, e lo stiamo facendo qui nella sontuosa tenuta Montefusco di San Giorgio Ionico Taranto, con il coordinatore di Casa Artigiani Puglia Stefano Castronuovo, con la presidente della Federazione Regionale Toilettatori di Casa Artigiani Puglia, appunto Rosaria Maria Rane, con il vicepresidente della federazione medesima Michele Berardi. Riprendiamo il nostro giro da Stefano Castronuovo, che insieme al suo staff, ovviamente essendo il coordinatore, ha supportato l'attività di questa categoria. Ecco, operativamente come vi siete mossi, come vi state muovendo, qual è il supporto strutturale, dinamico, burocratico, tra virgolette, che Casa Artigiani Puglia dà? Cioè, nel momento in cui un aspirante toilettatore vuole svolgere questa attività, dice: io non so come fare, mi rivolgo a Casa Artigiani e, come dire, cerco di fare la domandina, come si suol dire, come quando, no, all'epoca, ma anche tuttora, qualcuno si voleva arruolare in una forza armata e quindi faceva la classica domanda. Io prima di tutto vorrei ringraziare, insomma, quello che il cuore pulsante di questa battaglia, che sono appunto le imprese di toilettatura, che oggi sono rappresentate qui da Rosaria, da Michele, che sono rispettivamente presidente e vicepresidente della Federazione Regionale dei Toilettatori. Ma dobbiamo partire a priori dal lavoro che è partito dal nord Italia e che è sceso man mano in tutto il sud. Infatti abbiamo visto che la federazione nazionale insieme alle federazioni regionali dei toilettatori hanno organizzato prima a Milano, poi a Roma, due eventi abbastanza importanti dove ci sono stati numeri abbastanza importanti, e l'ultimo, che si è tenuto il 14 di gennaio a Barletta, appunto organizzato dalla federazione dei toilettatori della Puglia, che ha visto la partecipazione di circa 200, diciamo, tra imprese e addetti. Provenienti da tutta Italia o dalla Puglia? Provenienti dal sud Italia, ma anche qualcuno dal nord Italia. Abbiamo avuto a Barletta i dirigenti di Casa Artigiani, Lombardia, Abruzzo, che insieme hanno cercato, insomma, di fare sintesi e capire prima di tutto quali sono le problematiche. La problematica che è sorta da tutti i toilettatori è il riconoscimento della figura, ed è lì che stiamo iniziando a lavorare, ma stiamo iniziando a lavorare singolarmente ogni regione per creare quello che sia una base normativa da presentare alle regioni
e in un secondo momento al, diciamo, al futuro Parlamento, al legislatore, diciamo. Al legislatore, quindi al futuro Parlamento e alla conferenza Stato-Regioni, per far sì che la categoria diventi protetta. Cosa significa categoria protetta? Cioè, come si quindi dice, evidentemente a tutt'oggi ci sono delle lacune normative che andrebbero colmate. C'è una grande lacuna normativa, cioè non esiste niente in materia di toilettatura. Le uniche norme che ci sono igienico-sanitarie. Sono delle norme basilari che il Ministero della Sanità ha emanato per, al fine di regolamentare quello che siano le basi igienico-sanitarie per l'apertura della toilettatura. Ma non c'è una vera e propria normativa di come si diventa toilettatore, quali sono le attrezzature minime che ci devono essere all'interno di un laboratorio di toilettatura, non c'è un rischio INEL specifico. Questo arriveremo a farlo nel momento in cui ci sia una normativa che dice il toilettatore è riconosciuto dallo Stato italiano come mestiere o professione. Per fare il toilettatore c'è bisogno di un requisito professionale che si può prendere attraverso dei corsi professionali organizzati dalle regioni e tutti quelli che sono i doveri e i diritti dell'imprenditore di toilettatura. Facevo riferimento prima anche a un contratto collettivo nazionale di settore, cioè se io ad oggi impresa di toilettatura voglio assumere un dipendente, non ho il contratto specifico dove inquadrarlo, lo devo inquadrare nel contratto degli acconciatori, che prevede a livello di mansione tutt'altro rispetto a quello che è la mansione, cioè, del toilettatore. Cioè l'acconciatore inteso il parrucchiere? Il parrucchiere. Cioè il parrucchiere quindi, equiparato è un assurdo, è un paradosso, anche perché normativo. Voglio dire, una cosa è tagliare i capelli di una persona e una cosa è avere a che fare con un animale. Cambia totalmente. Cioè è un po' diverso. A livello di psicologia, a livello di approccio, perché del cliente, se io taglio approccio. I capelli a una persona a me non c'è più bisogno, ma dico se tagli i capelli a una persona ho a che fare con un soggetto, ma un animale comunque è una componente di irrazionalità e non sappiamo nella fase della toilettatura come potrebbe reagire. Assolutamente. Barletta, appunto, abbiamo invitato il governatore della Regione Puglia che ha delegato il consigliere regionale Mennea, che è appunto componente della Commissione Attività Produttive. Infatti stiamo iniziando con il Consiglio regionale a dialogare per un'eventuale futura legge regionale che regolamenti, in attesa poi che si faccia una normativa generale in tutta Italia. Quindi questo è quello che stiamo organizzando in sinergia e in forte partecipazione. Io ci tengo che ci sia la partecipazione delle imprese, perché come ho sempre detto l'associazione di categoria esiste nel momento in cui le imprese fanno parte e sono partecipe attivamente all'interno dell'associazione e non è più il momento di delegare. Il delegare si poteva fare in un momento ordinario. Io adesso ritengo che siamo in un momento straordinario per la nostra nazione e per la Regione Puglia, quindi c'è bisogno che tutte le categorie partecipino attivamente. Ecco perché questo è stato l'incipit dell'evento di Barletta. Il messaggio che volevo mandare ai toilettatori e che voglio mandare stasera a tutti i toilettatori, non solo della Puglia, ma di tutta Italia, è la partecipazione. La partecipazione all'interno dell'associazione di categoria al fine di ottenere un risultato, come tanti anni fa, nel lontano 85, abbiamo fatto con gli acconciatori, che adesso hanno una legge nazionale che ne disciplina quali sono i funzionamenti e che è stata l'inizio delle leggi in materia di artigianato e di categorie imprenditoriali. Rosaria Maria Rana, presidente della Federazione Regionale Toilettatori Casartigiani Puglia, parliamo di questa iniziativa che si è tenuta a Barletta a metà gennaio. Sì, in realtà 14, no? 14 gennaio. In realtà abbiamo pensato a creare questo evento mixando sia un aspetto un po' più tecnico della toilettatura. Abbiamo invitato 9
9 grandi nomi della toelettatura che hanno dimostrato su alcuni cani alcuni metodi di taglio piuttosto che di mantenimento del pelo, e questo era l'aspetto più tecnico. All'interno poi di questo evento abbiamo avuto il piacere di ospitare quello che è stato, diciamo, l'intervento un pochettino più dettagliato di Casartigiani, nella speranza di riuscire a trasmettere quali fossero effettivamente gli obiettivi che Casartigiani si sta prefiggendo di perseguire e di far capire ai toelettatori che magari ancora non ne fossero a conoscenza come approcciarsi a questo tipo di progetto e come perseguire tutti insieme l'iter del riconoscimento, insomma. E allora Michele Berardi, il vicepresidente, abbiamo parlato di questa iniziativa di Barletta, questo incontro, un incontro attraverso il quale avete avuto modo di confrontarvi con altre realtà nazionali, un momento di incontro e di confronto per appunto arricchire il proprio patrimonio di esperienze e per fare appunto delle battaglie in comune. Sì, diciamo che questi incontri sono fondamentali perché poi alla fine ti ritrovi professionisti più o meno giovani che portano la loro esperienza, le loro problematiche e in molte problematiche uno ci si rispecchia perché il quotidiano, quello che passiamo ogni giorno nella nostra toelettatura con gli amici a quattro zampe ed è molto importante perché questo ci permette di poter entrare nel merito della questione quando facciamo le nostre riunioni regionali e portiamo lì tutte queste problematiche che devono essere discusse tra di noi, trovare una quadra e poi proporre al nazionale per riuscire comunque, grazie a Casartigiani, ad arrivare a una soluzione. Ecco, perché sono tante le problematiche. Vicepresidente, per esempio, quali sono le maggiori problematiche che sono emerse, cioè quelle problematiche comuni? Allora, le problematiche comuni sono innanzitutto la formazione, ne abbiamo parlato già, ma principalmente è la sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul lavoro è molto importante. E io ci tengo perché, parlo della mia esperienza personale. Io ho un dipendente, e come diceva il dottor Castronovo, è inquadrato come acconciatore uomo. Io pago contributi, pago l'INAIL, che come sappiamo bene è un'assicurazione, ma sono stato costretto a farmi una seconda assicurazione privata per coprire gli eventuali danni che un animale possa arrecare al mio dipendente. E questa cosa qua non dovrebbe essere, insomma, possibile, perché a questo punto io mi vado a sobbarcare, io come tanti altri nella mia situazione, un altro costo ulteriore all'attività. E questa è una cosa importante, quindi su questa situazione ci batteremo tanto. Avete incontrato realtà del nord anche, ci sono sostanziali differenze? Assolutamente sì, purtroppo la situazione dei toelettatori in linea generale è uniforme in tutta Italia da un punto di vista del riconoscimento, perché appunto molte volte non veniamo qualificati nella realtà del rapporto che noi, nella realtà del lavoro che noi facciamo. Però da Roma in giù, quindi nel centro-sud, questo è ancora più accentuato. In realtà veniamo paragonati a dei semplici lavacani, che invece non è più, perché ormai anche il nostro lavoro si è evoluto moltissimo. Il problema è che ognuno di noi, per arricchire la propria professionalità, deve in una qualche maniera attivarsi da solo, cercarsi dei corsi, dei professionisti, e quindi annaspare spesse volte a cercarsi una maniera per migliorare la propria professionalità. Al nord questo è già un attimino più riconosciuto, perché le mentalità sono più aperte, ma questo non cambia l'essere delle cose, insomma. Bene, prima della seconda fascia pubblicitaria voglio parlarvi della tenuta Montefusco, sita appunto sulla strada per San Giorgio, Taranto-San Giorgio,
E voglio parlarvi, vi ho accennato di questa realtà storica che è la tenuta Montefusco, che è un ex convento del 1700 che è stato appunto riattato. Tenuta Montefusco, una delle più suggestive strutture architettoniche dell'area ionico-salentina, è un'antica masseria del 1700, circondata da querce e olivi secolari, immersa in uno scenario tipicamente mediterraneo. La masseria è espressione di una realtà storica rivisitata appunto con eleganza ed armonia. I diversi ambienti che la caratterizzano sono intrisi di sapori lontani, velati da un'atmosfera vivace e dinamica, una felice integrazione stilistica tra passato e presente. Questa è appunto la masseria Montefusco. Bene, è il momento della pubblicità. A tra poco, perché poi, dopo aver parlato degli aspetti organizzativi, sempre del sostegno che Casa Artigiani Puglia sta riservando alla categoria dei toilettatori, voglio proprio parlare con i toilettatori di esperienze di vita vissuta, il rapporto con gli animali. E beh, qualche volta, sicura, poi ne parleremo fra pochi minuti, ma sono curioso di sapere, per esempio, come ci si comporta davanti a un cane un po' ribelle, a una razza un po' aggressiva, e non è semplice. Lo scopriremo dopo la pubblicità. Bene, rieccoci nella tenuta Montefusco. Polifemo, l'occhio vigile sulla città e sulla regione, è qui. Lo ricordo, a beneficio degli ospiti e degli amici da casa, che noi andiamo in onda sul canale 93 del Digitale Terrestre, visibile in tutta la Puglia e in parte della Basilicata, nel Materano in particolare, ma andiamo anche in onda su Sky 879, Viva l'Italia Channel. Quindi è un momento affinché i vari toilettatori di tutta Italia, anche quelli che avete incontrato a Barletta, ecco, è un momento di incontro. Barletta, poi noi siamo legati perché Viva la Puglia Channel ha la sua sede operativa a Barletta. Quindi. E allora, riprendiamo il nostro giro da Stefano Castronuovo. Beh, Stefano Castronuovo, operativamente, il cronoprogramma degli interventi che vorrete realizzare per questa categoria, rispetto alle difficoltà esistenti, rispetto a quelle idee che sono balenate da questi incontri appunto con altre realtà. Un impegno di Casa Artigiani in funzione, oserei dire, amministrativa. Io penso che nel 2018, in uno stato di diritto come quello dell'Italia, è impensabile che un imprenditore debba pagare l'INAIL sapendo che il dipendente non è assicurato e quindi deve integrare con un'assicurazione privata al fine di tutelare il proprio dipendente. È una cosa impensabile nel 2018. Per questo, questa è la cosa che mi ha, nelle varie riunioni che abbiamo fatto, mi ha spinto anche ad agire in maniera, per quello che mi è possibile almeno in Puglia, al fine di cercare la tutela per la categoria. I passaggi saranno prima di tutto un primo passaggio di ascolto e di confronto. Un ascolto e confronto che deve essere fatto diciamo a livello territoriale ogni singola regione. Il secondo passaggio, quindi ogni singola regione dovrà confrontare in base alle problematiche regionali, confrontarsi e elaborare un documento che sia normativo, formativo e tecnico, che dovrà poi essere portato in un confronto che debba invece essere a livello nazionale, con la Federazione Nazionale e con Casa Artigiani Nazionale. Ecco, sarebbe opportuno anche, Castronuovo, che, e questo magari lo diremo nei dibattiti con chi si appresta a voler diventare deputato o senatore, sì. Ecco, è un impegno che prenderò io personalmente, di ascoltare le organizzazioni di categoria, ascoltare Casa Artigiani, perché è giusto che queste problematiche
relative alla categoria dei toilettatori o di altre mille attività che voi seguite, ecco, avere un confronto con chi siede in Parlamento per far sì che deputati e senatori che prendono oltre 15.000 euro al mese, ma al di là della battuta, che non è una battuta ma una realtà, ecco, portino avanti queste. Non ci interessa il colore politico, ci interessa che chi siede in Parlamento possa essere portavoce di queste istanze. Cioè, se ci sono delle lacune normative, come lei ha detto, che vanno appunto evidenziate, in quella sede, nella funzione appunto legiferante, i nostri parlamentari si devono fare promotori di queste istanze. È un impegno che io prendo pubblicamente e che poi avrò cura nel mio piccolo, come organo di informazione, mediaticamente, di mettervi in contatto. Sicuramente è importante in questo periodo preelettorale di sensibilizzare i futuri diciamo onorevoli o senatori che andranno a rappresentarci nell'organo legislativo dello Stato. E purtroppo, per esperienza personale, abbiamo verificato che alcune volte il Parlamento ha legiferato su materie quali le banche, quali di emergenza, e poi ha tralasciato tutte quelle norme che servono appunto a tutelare e a regolamentare le categorie imprenditoriali. Categorie imprenditoriali che, ricordiamo, sono la maggioranza economica nel nostro paese. Infatti il nostro paese è composto da piccole realtà, piccole e medie realtà, che fanno quell'humus economico che ancora fa reggere il nostro paese, il nostro sistema Italia. E quindi voglio ricordare per esempio la legge su diciamo cimiteriale, quindi la legge nazionale in materia di cimiteri, che è ferma, ci sono delle proposte, la legge nazionale su tatuatori, quindi la riforma della legge delle acconciature estetiche e tatuatori. E qui si va a inserire appunto un settore che dove non c'è nulla, quello è appunto quello della toilettatura. Quindi sarà nostro compito di tutte diciamo le federazioni regionali di Casa Artigiani e le federazioni della toilettatura confrontarsi con gli organi di base, quali la regione, che voglio ricordare non è meno importante del Parlamento, visto anche la riforma del tutelo quinto che ha dato più potere alle regioni rispetto al Parlamento, che debba partire proprio dal basso, anche dalle nostre rappresentanze regionali, quindi dai consigli regionali, la spinta verso i legislatori di dire ci sono delle problematiche relativamente a delle categorie che vanno risolte. Questo è quello che noi di Artigiani pensiamo e che porteremo avanti. Ecco, abbiamo parlato di questi aspetti diciamo normativi, amministrativi, ma ora vogliamo andare nella realtà di tutti i giorni, nella realtà pratica, quella realtà che magari i nostri telespettatori sono curiosi di sentir parlare. E allora, Presidente, Rosaria Maria Rana, ci si trova nell'attività, vi trovate nell'attività di toilettatura e non tutti i cani sono docili, non tutti i gatti sono docili. E magari il cane, soprattutto se è alle prime volte che si sottopone alla toilettatura, può reagire in vario modo. Come ci si comporta? Perché chiaramente una cosa è avere a che fare con un barboncino, una cosa è avere a che fare con un pastore tedesco, una cosa è avere a che fare con una razza teoricamente più aggressiva. Allora, in realtà queste sono teorie, perché un barboncino statisticamente può essere molto più aggressivo di un pastore tedesco. Però il morso di un barboncino non è quello, devo dire, di uno Yorkshire. Quelli sono nervosi, gli Yorkshire. Beh, tendenzialmente i cani più piccoli sono quelli che tendono a mordere più facilmente. I cani più grandi difficilmente mordono. Quando arrivano a mordere vuol dire che sono veramente esasperati. Ecco, un toilettatore professionista non esaspera un cane. Intanto noi ci raccomandiamo sempre con i proprietari affinché ci portino i cani in toiletta da cuccioli, perché il cucciolo è come un bambino, affronta tutto in maniera molto curiosa, quindi l'approccio è importante che sia fatto quando il cane è ancora piccolo, e quindi tutto ciò che scopre è una cosa nuova ed è una cosa che poi ma diventa. Ma sono muniti di
hanno la museruola nel momento in cui voi... Ma io personalmente, credo anche Michele, praticamente non utilizzo mai le museruole. Le museruole sono uno strumento che innervosisce ulteriormente il cane. Il cane fondamentalmente va rispettato nei suoi bisogni, nelle sue necessità, e un buon tolettatore carpisce, coglie i segnali che il cane invia, li assorbe e si comporta di conseguenza. Quindi in realtà non servono museruole o altri metodi coercitivi di cui ci accusano spesso, addormentare i gatti. Certo, noi non facciamo i domatori, però tendenzialmente con gli animali si raggiunge un ottimo compromesso, spesse volte molto più che con le persone. La toilettatura avviene anche con i gatti, forse quelli che ha pelo lungo, perché il classico gatto europeo, quello, il gatto randaggio. Sull'argomento vorrei far parlare Rosaria. Benissimo. Sui gatti non la batte nessuno. Allora, anche i gatti, anche sì, i gatti andrebbero abituati da piccoli, in realtà. Perché una cosa, cioè la toilettatura per un persiano, sì, si comprende. Il gattino, l'europeo, come si suol dire, quello che viene considerato le razze bastarde, che poi per me razze bastarde non ci sono, di bastardi solo sono coloro i quali maltrattano gli animali. In effetti preferisco chiamarli meticci. Meticci. Ecco, queste razze sembrerebbero non avere... Ma questo fa parte ormai... Una precisazione, sì, giusto per sdrammatizzare. Parliamo di razze, ma grazie a Dio non incorriamo nella razza bianca del candidato presidente per la regione Lombardia Fontana. No, grazie a Dio, non scendiamo in questi razzismi. No, in queste no, forme assolutamente. Di razzismo. No, 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 proprio noi non abbiamo razzismo per alcun tipo di... Meglio precisare, perché qui... No, in realtà i gatti fanno parte della famiglia e anche loro ormai è una credenza quella che i gatti non si lavino, che... Quindi... Io toletto. Loro però tendono a leccarsi. Ma questa è una funzione loro fisiologica alla quale non riescono questo a fare a meno. Questo contatto con l'acqua. Ma in realtà il problema del gatto non è l'acqua, è il rumore del fono in asciugatura. Ecco perché l'acqua in realtà al gatto, voglio dire, l'acqua è un... Sì, però se io ricordo, no, giusto per far capire agli amici da casa, quando c'erano... gatti che si avvicinavano troppo nel cortile, o magari quando c'erano i bambini che avevano, qualcuno aveva paura dei gatti, io ricordo che nel cortile di mia zia qualcuno prendeva un secchio d'acqua e lo buttava, immediatamente l'acqua faceva scappare i gatti. Ma in realtà non è l'acqua che lo faceva scappare, è il rumore. È il rumore dell'acqua e comunque l'evento traumatico di qualcosa che gli finiva addosso. No, assolutamente, i gatti in realtà non hanno questo grande terrore dell'acqua. Il problema con i gatti è l'asciugatura, il rumore del phon che loro chiaramente tollerano molto malvolentieri, e la coercizione. Io per esempio non asciugo, non lavo gatti né legati né chiusi in alcun modo. Lascio che loro si muovano in maniera abbastanza autonoma e cerco di gestirli il più possibile. Fino adesso sono sopravvissuta. Bene. Gatti, cani, quali altre specie? Beh, oggi comunque... Ovviamente non vengono i leoni. No, ma oggi comunque in toilettatura si lavano anche cavie peruviane, anche qualche coniglio. Come ha detto, cave? Cavie peruviane. Sarebbero? E sono dei roditori, e ormai... Cuccini d'India, sì. Fanno parte anche loro, perché comunque gli animali di compagnia oggi non sono soltanto cani e gatti. E uccelli con particolare piumaggio? No. Chiedo perché, insomma... No, diciamo che comunque il lavoro forte è sui cani principalmente e sui gatti. Ho fatto parlare prima Rosaria sui gatti, perché io ho un'autorettatura solo per cani, quindi perciò dico... lei è molto più esperta, quindi era giusto. Ecco, parliamo di cani, varie razze, perché dicevo ci sono poi quelle, sì, talvolta anche un po' più, quelle quando si parla del Doberman, diciamo, del Pitbull. Sì, bisogna veramente sfatare questi miti. A meno per la mia esperienza, ma quella anche di molti, le razze più mordaci magari fanno meno danni, però sono le razze più piccole in generale. Anche il chihuahua, vi posso assicurare, il chihuahua. Sì, quelli sono molto rognosi, sì, non sì, nel sì, senso sì, proprio
però rabbiosi, abbiamo un ottimo rapporto con i cani, che i cani che molti pensano difficili da gestire, tipo Rottweiler, Pitbull, Amstaff, sono cani che sono molto molto equilibrati, arrivano in tolettatura, addirittura io ho parecchi esempi, entrano direttamente col guinzaglio, saltano in vasca. Per dire, parliamo pitbull, quindi cani che con un morso ti fanno un danno, non li temiamo, ed è importante anche per noi, questa è molto importante, la mattina quando arriviamo in negozio, la prima cosa che mi hanno insegnato, ma poi si apprende col tempo, è buttare fuori dalla mente tutti gli eventuali problemi personali che uno ha. Ma così si dovrebbe fare in ogni attività. Ma diciamo, se si devono scaricare le proprie rabbie. Gli animali hanno una sensibilità e lo captano subito. Qualche volta che mi è capitato, ognuno ha dei problemi ogni giorno, di non riuscire a smaltire questa mia tensione, lo stesso cane che viene da 15 anni, che non ha mai avuto comportamenti strani, lo noto, è nervoso, si muove e lì capisci che c'è qualcosa che non va, non che non va nell'animale, ma non va in te. E quindi lì devi un po' finire di lavorare un attimo, esci fuori, ti prendi un caffè, ti calmi e ritorni. Quindi questo è qualche volta, ho chiesto anche lei, mi è capitato che il gatto si è avventato, ha morso le, ha, come dire, afferrato, no? Con le unghie, diciamo così, afferrato la vostra pelle, la vostra carne, e qualche cane un po' più rabbioso, non che voi siate domaturi, per l'amor del cielo. Lo precisiamo questo, anzi. A parte dei rischi del mestiere, si gestisce al momento, insomma, credo che... Ma l'esperienza fa sì che cerchiamo di non arrivare a quel punto, sì, capiamo i segnali. Succede molte meno volte di quello che si pensi, o sbaglio? Sì, sì. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità e poi l'ultima parte, il rush finale. A tra poco. Rieccoci, ultima parte di Polifemo dalla tenuta Montefusco. Ci stiamo occupando delle attività di Casartigiani, con particolare riferimento al supporto, al sostegno nei confronti della categoria dei toelettatori. Allora, Stefano Castronuovo, ora è un po' il giro finale, abbiamo parlato di questa attività che voi state sostenendo nei confronti di questa categoria dei toelettatori, ma vedo numerose, attraverso la pubblicizzazione anche sui social, di parecchie attività che voi state sostenendo professionalmente, soprattutto perché chi si accinge a svolgere un'attività, penso ai pizzaioli, abbia una sua qualifica professionale. Il pizzaiolo deve saper fare il pizzaiolo, deve conoscere tutta una serie di normative, tecniche, igieniche, come il toilettatore. Parliamo di questa professionalizzazione delle attività cui voi state tendendo come Casartigiani. Parecchie volte vengono da noi, specialmente i ragazzi, i giovani, e dicono: io non trovo lavoro, vorrei fare la professione X, la mestiere Y. Oppure viene da noi l'imprenditore e dice: qua la crisi, non riusciamo più ad andare avanti. Non si è capito che magari se la prendono con la globalizzazione, con le multinazionali, tutto quello che è, diciamo, quello che ci hanno in questi anni bombardato, no? I nostri governi, anche le stesse televisioni, no? Però non si riesce a capire che la forza dell'Italia, la forza del nostro tessuto imprenditoriale è la professionalità, cioè il know-how che tutte le altre nazioni ci invidiano. Io sono stato un po' di tempo fa in Bulgaria, a Sofia. Mi consiglia di vederli, io amo molto viaggiare. È molto bella come città e come anche come nazione. Ed è in crescita. Come l'Albania, come tutte, diciamo, le nazioni dell'est. Invece Taranto purtroppo sta regredendo. Ma il problema di queste quali nazioni... Quali sono i paesi in via di sviluppo? Noi... Queste nazioni sono l'Italia negli anni 60, negli anni 50.
Il problema di queste nazioni è che non hanno l'esperienza, cioè le persone, i cittadini, non hanno l'esperienza professionale che invece abbiamo in Italia, delle imprese in Italia. Quindi se tu vai a Sofia, la prima cosa che vedi, vedi questi palazzi che sono osceni, orrendi, decadenti, perché non ci sono professionalità che fanno la manutenzione ordinaria di queste cose. Cosa invece che noi in Italia abbiamo, ma non solo nel settore edilizia, abbiamo nel settore che può essere la toilettatura, è lì che dobbiamo partire. Cioè, quello che non si è capito è che per far ripartire l'Italia, per far ripartire il nostro sistema economico, c'è bisogno che i vari imprenditori, i dipendenti delle imprese, siano altamente professionalizzati, perché noi abbiamo quella cosa in più, quella professionalità, che altre nazioni non hanno e che possiamo sfruttare a livello imprenditoriale, a livello economico, per portare redditi in Italia. E questo è il punto da dove si deve ripartire. Ecco perché noi di Casa Artigiani stiamo puntando sul riconoscimento dei toilettatori come qualifica professionale, i tatuatori come qualifica professionale, i pizzaioli, i marmisti. Qualifica professionale che significa percorsi formativi, i 900, quindi importanti, che possono essere di un anno, come la vecchia scuola mestiere, solo che adesso si fa presso gli enti di formazione. Enti di formazione che devono essere accreditati dalla regione e che debbano appunto dare quella informazione che non sia del mestiere singolo, ma debbano avere nozioni di imprenditoria, nozioni di economia aziendale, nozioni di biologia, nozioni di magazzinaggio, stoccaggio. Bisogna, chi vuole essere imprenditore di oggi non può più improvvisarsi. Noi lo viviamo specialmente a Taranto, dove per tanti anni si è vissuto di assistenzialismo, no? Dell'Ilva, dell'Arsenale, ma anche io che giro la Puglia, anche a Brindisi ci sono delle situazioni simili, o a Foggia. Forse Bari e Lecce sono un po' più imprenditoriali. Anche perché sono città universitarie. Sono città universitarie, c'è ricerca, quindi la cultura è avanzata. Quindi non ci possiamo più improvvisare, c'è bisogno di formarsi, c'è bisogno di essere consapevoli di quello che si va a fare. Anche perché se io apro oggi e non so fare il mestiere, non so quali sono i doveri che ho e quali sono le incombenze burocratiche che devo affrontare, siamo sicuri che dopodomani chiuderò. Quindi l'investimento che sono andato a fare è un investimento perduto. E allora, Rosaria Maria Rana, sogni nel cassetto rispetto alle difficoltà. Ecco, lei vorrebbe svegliarsi una mattina e dire: nel mio cammino, nella mia attività di toilettatrice, vorrei che ci fosse questo, 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 a livello normativo, a livello proprio di garanzie per la vostra categoria. Ma per quello che riguarda me, io... Anche la capacità, anche il desiderio, magari lo aggiungo io, non sono del mestiere, ma che vi sia una maggiore fiducia del cliente, non che voi non ne godiate, per carità, ma magari, sa, nell'immaginario collettivo, l'ignoranza, sì, va bene, ma poi per andare a lavare un cane non è che ci vuole chissà quale maestria, quale conoscenza. Cioè, il toilettatore non è il lavatore. Ecco, i suoi sogni, cioè quello che vorrebbe vedere per sentirsi gratificata come operatrice del settore. Allora, prima di tutto, come dicevo prima, secondo me la cosa più importante è un riconoscimento per quelle che sono le malattie professionali e quindi una maggior tutela anche e soprattutto per le donne, che comunque, voglio dire, sono quelle, se vogliamo, svantaggiate. E quindi un riconoscimento della nostra professionalità, oggi così duramente conquistata, affinché possiamo essere possiamo essere riconosciuti alla stregua dei grandi parrucchieri, nella stessa maniera possiamo essere considerati nel nostro piccolo i grandi toilettatori, comunque coloro i quali conquistano con fatica una certa professionalità. Michele Berardi, vogliamo concludere il nostro incontro. Devo dire che queste quattro parti di Polifemo sono volate, perché abbiamo analizzato vari aspetti e spero che anche voi due, che
per voi il battesimo qui a Polifemo, penso che la compagnia, il nostro stare insieme in questa oretta sia stato proficuo e abbia arricchito, ampliato gli orizzonti di chi è via social e via cavo, via etere in TV ci ascolta. E allora, qualche episodio di vita vissuta, qualche episodio che le sta a cuore, che si ricorda con piacere o con dispiacere, insomma, parliamo di cose belle, allora, cose che belle. Già i problemi nella vita sono troppi. No, vabbè, io diciamo in tanti anni vorrei raccontare due episodi. Allora, uno che ha reso felice me e il mio collaboratore, non mi piace chiamarlo dipendente perché comunque collaboriamo, stiamo fianco a fianco ogni giorno. E, mi sopportate a vicenda? Assolutamente sì, ci guardiamo in cagnesco, se mi lascia passare. Proprio per essendo in argomento. Diciamo che la cosa che mi ha fatto piacere è una persona mi lascia un cane. Un cane con tante problematiche, un cliente affezionato, quindi un cane anziano che diciamo prendeva medicinali. Ah, ma voi anche, ecco, voglio capire, oltre all'attività di toilettatura, anche fate la funzione di pensione per animali? No. Ah no, ecco, non avevo colto. No, sono due cose separate, ecco. No, assolutamente. Quindi diciamo, era una toilettatura di routine. Ecco. Quando avevamo finito tutto e il cagnolino era lì sul tavolo che aspettava il proprietario, e voi per età voi aveva dei problemi seri di salute, si è accasciato. Oh. Per fortuna eravamo lì, perché comunque non lasciamo mai i nostri cani incustoditi, e purtroppo era morto. E siamo riusciti, non so come, con l'ingegno a rianimarlo. Io e si è salvato? Assolutamente sì, io facevo il massaggio cardiaco, il mio collaboratore ha improvvisato una respirazione bocca a bocca con un tubo, siamo riusciti, non ci credevamo perché ho ancora peli d'oca, quindi questo denota, questo è un episodio, quello che io dicevo anche alla collega, che per svolgere questa attività devi amare gli animali, devi altrimenti amare, non lo fai altro, c'è tanto da fare. Io dico, ci sono tante, quando la gente non ama il proprio mestiere, io dico, ci sono tanti terreni, terre incolte, e molte volte sono braccia sottratte all'agricoltura, perché io sono, sapete, la mia concezione, sono per la terra, sono per il mare, per le risorse naturali, e l'agricoltura potrebbe servire a chi magari svolge con leggerezza o con fastidio la propria attività professionale. Bene, una bella puntata. Devo dire che ho scoperto un mondo che non conoscevo. E il bello di fare il giornalista è questo, di ampliare i propri orizzonti. E ho capito, ho compreso l'attività di toilettatura. Io amo gli animali, ho avuto un cane, però mi rendo conto che avere un animale in casa, dall'uccellino al pesciolino rosso del Luna Park, al cane, gli devi stare dietro. E devi avere una disponibilità di tempo, per cui dico agli amici, se voi prendete un cane, se voi prendete un gatto, qualsiasi animale, dovete anche mettere in cantiere, in conto, che parte del vostro tempo verrà sottratto per l'animale. Se non vi sentite di farlo, non c'è il medico che vi obbliga a tenere il cane, perché il cane non è un giocattolo, non è un oggetto. Bene, e allora ringraziamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia. Ringraziamo Rosaria Maria Rana, presidente della Federazione Regionale Toilettatori di Casa Artigiani Puglia, e il corrispondente corrispettivo nel suo ruolo di vicepresidente. Ringraziamo la Tenuta Montefusco che ci ha ospitato. Tenuta Montefusco, luogo ideale sulla strada, appunto, sulla via per San Giorgio, strada statale 7, terra, contrada Montefusco, luogo ideale per celebrare matrimoni, cene di gala, convegni, incontri di lavoro, eventi culturali e di spettacolo. Tenuta Montefusco mette a disposizione una vasta gamma di servizi qualificati da uno staff organizzativo che lavora all'insegna del buon gusto e della professionalità. La versatilità degli spazi interni ed esterni, inoltre, garantisce un'offerta consona alle aspettative e alle esigenze della clientela.
della clientela. Le dico una per tutte, la sala ricevimenti Sfizi di Teodoto, che accoglie circa 200 ospiti, ma di volta in volta vi faremo vedere anche visivamente, vi faremo proprio apprezzare visivamente le varie zone, la ricchezza dell'offerta di Tenuta Montefusco. È tutto per questa puntata di Polifemo, se Dio lo vorrà. Ci vedremo la settimana prossima, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel, e su Sky, canale 879, appunto del bouquet Sky, Viva l'Italia Channel. È tutto, alla prossima, a venerdì prossimo, Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.